C'era una volta un vecchio eremita che viveva tra le verdi valli di una remota terra orientale, circondato da maestose montagne azzurre. Avendo scelto il percorso della solitudine, trascorreva i giorni immerso nella natura, dialogando con il vento, gli alberi e i ruscelli. La sua vita era un enigma per gli abitanti del villaggio sottostante, che si chiedevano perché preferisse la solitudine al calore della loro vivace comunità. Ammiravano la sua serenità e saggezza, che condivideva con chiunque si avventurasse verso la sua modesta dimora. Un giovane monaco, curioso e in cerca di comprensione, lo visitò durante un caldo giorno d'estate. Chiese al vecchio eremita perché scegliesse di vivere da solo, pensando che fosse solitario e che avesse un carattere difficile. L'eremita sorrise, comprendendo la profondità della domanda, e iniziò a raccontare. La prima ragione della mia solitudine è la chiarezza. La vita nel villaggio è piena di rumore e distrazioni, mentre qui, immerso nella natura, c'è solo il sussurro delle foglie, il canto degli uccelli e il mormorio del vento. Il silenzio mi regala chiarezza e mi aiuta a vedere il mondo come è veramente. Il giovane monaco annuì, riflettendo sulla semplice saggezza delle parole dell'eremita. L'eremita continuò. La seconda ragione è la compassione. Essere solo mi permette di comprendere l'interconnessione tra tutti gli esseri e mi guida ad aiutare coloro che ne hanno bisogno. Il giovane monaco fu colpito dalla verità di questa affermazione, riconoscendo come la solitudine potesse generare compassione. L'eremita proseguì, la terza ragione è la creatività. L'essere umano è per natura una creatura di abitudini, e spesso questo lo porta a limitarsi nelle idee e a bloccarsi in strade senza via d'uscita. La solitudine offre un ambiente ideale per esplorare e immaginare, portando alla scoperta di sé e di nuove idee. Infine, l'eremita condivise la quarta ragione, il coraggio. Quando viviamo troppo in mezzo agli altri, è facile essere dipendenti dalla loro approvazione, presenza e opinioni. Diventiamo schiavi della loro disapprovazione. La solitudine mi insegna ad essere indipendente, a fidarmi dei miei giudizi e ad affrontare le sfide della vita con resilienza. La solitudine dà spazio al coraggio per affrontare qualsiasi tormenta che può portarci la vita. Il giovane monaco ascoltò con profonda comprensione e rispetto. Alla fine, si congedò dall'eremita, portando con sé le preziose lezioni sulla solitudine che avevano illuminato il suo cammino. La storia dell'eremita si diffuse, ispirando molti a intraprendere periodi di solitudine per scoprire la chiarezza, la compassione, la creatività e il coraggio che risiedono dentro di loro. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale Dose Mentale e attiva la campanella per ricevere più contenuti sulla spiritualità e lo sviluppo personale. Grazie per aver guardato il video, lascia il tuo commento e ci vediamo nel prossimo.